Stiamo sempre parlando del mondo del doppiaggio, il doppiatore, ripetiamo perché a volte la gente non capisce che il doppiatore è una branca, una specializzazione del mondo attoriale, esatto. Quindi bisogna aver studiato tanto, esatto. A questo punto la domanda più spontanea ti viene fatta, se dovessi rappresentarti nel personaggio, in un personaggio che hai fatto o un personaggio ipotetico che potresti fare, come ti rappresenteresti? In che senso? Cioè, tra i personaggi che ho doppiato, quale mi rispecchia di più? Ma forse Emily di Emily in Paris, perché è un po' fashionista, un po' si fa prendere un po' troppo dalle emozioni, un po' dalla razionalità e un po' scema, esattamente come me. Quindi Emily. Noi ti conosciamo adesso con il personaggio di One Piece, One Piece Red, che è sicuramente uno dei migliori film dell'ultima generazione di One Piece. E come è stato fare questo personaggio e soprattutto abbastanza complesso alla fine? È stato innanzitutto molto emozionante perché è la mia prima protagonista di un film cinema e il mio primo ruolo in One Piece, che è un caposaldo del mondo dell'animazione, e quindi già anche solo questo è un onore incredibile. E poi è un personaggio interessante, complesso, con molte sfaccettature, che parte, si presenta in un modo e finisce che è completamente l'opposto di quello che si presenta, ma nonostante tutto riesce a fare empatizzare il pubblico con la sua storia, e quindi è stata una bella sfida interpretarlo e spero sia riuscita. E invece l'emozione che hai visto quando per la prima volta te lo sei visto proprio a schermo grande, perché tu l'hai visto sicuramente a schermo, certo, piccolo, ma poi nella sala sentivi anche il brusio della gente, in alcuni casi è partito l'applauso, ma qual è la tua... Ma in alcuni casi però qual è stata la tua sensazione, l'emozione che hai provato? È stato sentire la mia voce provenire dalle casse giganti del cinema, sentirmi su uno schermo gigante è impareggiabile. Cioè, sono abituata a sentirmi perché comunque bene o male le cose che faccio le riguardo, ma lì è stata un'esperienza unica perché non è mai stato così incredibile risentirsi. E invece l'emozione che hai provato nella prima volta che sei andata al Legio, se la ricordi, a volte la paura, a volte dire non riesco a leggere, non l'emozione è abbattuta, però botta secca, quale sensazione hai provato? Un'ansia incredibile, non vedevo l'ora che finisse, anche se ero felicissima di essere lì, però ero prima finisce meno possibilità di sbagliare, quindi avevo questa cosa qua, avevo paura di impappinarmi, di non avere riflessi pronti, ma alla fine mi è andata anche bene perché il mio primo turno è stata una piccola parte e quindi sono riuscita a cavarmela abbastanza dignitosamente, però grande emozione ma soprattutto grande ansia. Il consiglio che ti è stato dato da un direttore di doppiaggio o che ti porti, o un collega che ti porti dietro, che in fondo ti sei accorta nel tempo oppure subito che poteva essere una cosa che ti faceva crescere? Non avere fretta, che se cerchi di andare più veloce di quanto tu riesca a sostenere finirei solo per farti del male. E quindi anche io all'inizio sono partita un po' in sordina e soffrivo molto per questa cosa perché mi sembrava di non riuscire mai ad arrivare ad un obiettivo, ad una realizzazione di carriera effettiva, ma ho poi realizzato che l'esperienza che ho accumulato con questi piccoli passi che ho fatto pian piano mi ha permesso poi di arrivare a fare le cose importanti che ho fatto preparata. E invece la faccia che vedi nelle persone che nelle fiere che ti incontrano e poi a un certo punto che capiscono che sei la voce di quel personaggio e li vedi con quegli occhi che brillano di una luce perché sono emozionati, che sensazione provi quando poi gli parli e loro reagiscono ancora di più con un sorriso? È una cosa carinissima. Io non sono una doppiatrice particolarmente famosa, quindi non è che la gente mi riconosca per strada o mi fermi, però se capita, magari faccio una foto con una cosplayer che ha fatto il mio personaggio e dico: ah, sai
che sono la voce di e vedere come si emozionano. A volte mi chiedono, ah, facciamo un video in cui tu mi doppi. È veramente carino, è bello. Mi sento, come dire, ripagata del lavoro che faccio quando vedo comunque queste dimostrazioni di affetto e di ammirazione per il mio lavoro. È un consiglio che daresti a un ragazzo che vuole intraprendere, non comunque approcciarsi a questo mondo? Studia, impara a recitare prima di tutto. Il doppiaggio deve essere l'ultimo dei tuoi pensieri, prima devi diventare un attore, e quando avrai la base necessaria per fare lo step superiore, allora diventare doppiatore sarà molto più facile che non partire subito in quarta dicendo faccio doppiaggio, perché se non hai una base solida a un certo punto puoi fingere di saper fare questo lavoro, ma a un certo punto verrai smascherato. Quindi studia. E l'ultima domanda, girando la telecamera, noi abbiamo altri tre personaggi che stanno parlando del mondo del doppiaggio. Com'è possibile che riesci ad andare in giro con alcuni personaggi che probabilmente non diciamo fuori di testa, ma ci siamo quasi? Sono molto paziente, no, ma in realtà sono un po' fuori di testa anch'io, quindi ci troviamo. Ma gli artisti sono sempre tutti quanti un po'. Poi soprattutto il doppiatore, che magari in una giornata vabbè, lì mi stanno un po' distraendo. Il doppiatore in una stessa giornata può essere tre personaggi diversi, agli antipodi, e devi entrare e uscire dal personaggio subito per poter rientrare e uscire in un altro. Quindi siamo tutti quanti un po' svasati, un po' fuori di testa. Quindi ci troviamo. Concludendo, qualche tua collega mi disse è come salire su un lettino di uno psicologo, dove oggi la mattina sono un assassino, il pomeriggio sono un prete e alla notte, prende l'ultima seduta, sono un cameriere. Sì, è esattamente così. Puoi essere in un giorno mille cose diverse, in una settimana non ti dico quante cose diverse puoi essere. E le abbracci tutte, diventano tutte parte di te. E tu dai una parte di loro a questi. E tu dai una parte di te a questi personaggi. Ciao gente, sono Uta, grazie per aver ascoltato questa intervista. Siamo con Fattori, parliamo di doppiaggio, doppiatore. Allora, prima cosa. Come tutti sanno che il doppiatore è una specializzazione nel mondo attoriale, quindi bisogna aver studiato. Però la domanda più spontanea a questo punto mi viene da dirti, se dovessi rappresentare i Fattori con un personaggio cui doppi, cui stai doppiando, con chi lo rappresenteresti? Penso che quello più vicino a me di tutti sia Benny Maru di Fire Force. Diciamo è uno dei personaggi che mi sono divertito molto a fare, perché uno che all'apparenza sembra che non abbia voglia di fare niente, quando poi in realtà quando si mette in gioco dà tutto, quindi è stato un bel personaggio, direi che mi posso rappresentare con quello. Però ti abbiamo visto anche nella serie di Lupin Zero, è un personaggio che è effettivamente nasce con la pistola, sta la pistola in mano, forse mangia pane e pistola. Praticamente, fuma anche sigarette, cosa che non è assolutamente consigliata a tutti. Lupin Zero è stata una bella serie, peccato che sia durata così poco, mi viene da dire, perché Jigen è davvero un personaggio incredibile. Sembra che non gliene frega niente di nessuno, ma quando poi in realtà anche lui si mette in gioco si vede più nella sfera umana, è un personaggio molto umano in questo. Sei passato già nel mondo digitale, i tuoi colleghi sono passati con le bobine, con i nastri, taglia, luce rossa, però qual è stata la tua sensazione, la prima emozione quando ti sei trovato per la prima volta davanti un leggio e soprattutto hai sentito dire ok, sei per questo personaggio, ti prendiamo? L'emozione è impossibile da definire con parole, perché quando hai un sogno così grande nel cassetto che poi alla fine si avvera, non ci sono veramente parole per descriverlo, penso che non esistano proprio, quindi è stato assolutamente incredibile, come è tutt'oggi, non è un sentimento che è svanito, anzi si rinnova di giorno in giorno, ogni volta che sono in sala è sempre un po' come la prima volta. Hai lavorato a fianco a qualche collega oppure siete ancora separati, sezioni separate? Quale differenza secondo te passa tra l'una e l'altra a livello di realizzazione del fine del prodotto?
Inizialmente io preferivo essere da solo in sala, invece ultimamente, visto che hanno ricominciato a doppiare in più persone in sala, è meglio così, perché c'è più umanità e nel prodotto questa cosa si sente, i propri personaggi si parlano di più ed è una cosa bellissima. E poi stare in sala con colleghi, ma soprattutto amici, è anche lì un'esperienza impagabile. Allora, l'ultima curiosità, camminando le fiere, la gente che ti fa le battute del tuo personaggio oppure riconosce direttamente già la tua voce, che sensazione provi? Che quando li vedi con quel sorriso, soprattutto con quegli occhi lucidi, perché sono contenti? Beh, per me è incredibile pensare che una volta ero io dall'altra parte, quindi anche lì non saprei bene come descriverlo, è una sensazione trascendentale, cioè non mi sembra vero, tuttora. Siamo con Rita Micozzi, allora, disegnatrice, designer, a questo punto di un libro comunque interessante e che copre le Marche. Sì, praticamente abbiamo ambientato Dershing, la nostra saga fantasy mia e di mio marito, in una versione fantasy delle Marche. Abbiamo preso alcune dei luoghi più particolari, ad esempio la grotta dei Frasassi, Macerata, il lago di Pilato, e l'abbiamo trasformato in questo mondo in cui i draghi sono i veri padroni, mentre gli esseri umani sono i loro servitori. È una razza ancora giovane e che sta imparando dai draghi. Se non fosse che in questo mondo i draghi si stanno andando incontro all'estinzione, per cui forse sono proprio gli esseri umani quelli che possono cambiare questo loro destino in qualche modo. Il tuo importante lavoro in questa opera è sicuramente la parte illustrativa, che poi dà anche risalto all'opera. Grazie, sì. Io ho progettato dall'inizio proprio come fosse un progetto a fumetti, poi l'abbiamo riadattato al libro. Ecco perché infatti ci ho tenuto a fare sia le copertine che le illustrazioni interne. Abbiamo illustrato sia il primo che il secondo libro, e anche questo piccolo spin-off per ragazzi che si chiama Il Drago di Legno, che invece è sempre ambientato nelle Marche, con dei protagonisti simili, gli stessi protagonisti dei libri alternativi, però diciamo ha un target più per bambini, ecco. Oltre che a disegnatrice, sei concept art di tutta l'opera, tutte e due le opere. Esattamente, sia questa che quella di Darkwing, che invece è quella, diciamo, di mio marito Davide Cencini. Io ho fatto sempre da concept art, diciamo, per i personaggi, per le ambientazioni di tutte le saghe fantasy che abbiamo scritto insieme, ecco. Per chi ci sta ascoltando, vogliamo spiegare perché alcuni non conoscono questa figura che sembra mitologica, ma in realtà è molto importante. Sì, praticamente il concept artist è quello che crea l'idea dell'immagine, quindi che ne so, l'immagine, l'aspetto dei personaggi, oppure le sue caratteristiche, oppure anche che proprio sviluppa il mondo dall'idea, e quindi un mondo che, come dicevo, sarà ambientato nelle Marche, ma una versione più fantasy, quindi che avrà i draghi come razza principale, avrà anche un'architettura particolare, quindi non so, con dei cornicioni a forma di uovo, per dire, perché loro sono molto ci tengono molto anche alla loro figura, ecco, quindi molte statue di draghi, cose del genere. Questo per dire, l'ambientazione anche fa parte della concept art. Poi ci sono anche i personaggi che ovviamente devono essere studiati in base a delle loro caratteristiche. E a questo punto ci manca soltanto dove poterlo comprare. In realtà si può trovare ovunque. Plesio Editore per Dershing è proprio il nostro editore principale di Forlì, specializzato in fantasy. E si può trovare tranquillamente sia Darkwing che Dershing su Amazon, IBS, tutti i maggiori rivenditori. Qui in Fiera a Fal Comics ci siamo anche noi autori che facciamo dediche, ecco. Siamo con Davide Cencini, un scrittore. A questo punto la domanda più facile che ti possiamo fare: se devi rappresentare Davide in un personaggio dei tuoi libri, come lo rappresenteresti? Allora, io lo rappresenterei come un monaco guerriero,
come uno dei Solar del libro, ovvero i monaci guerrieri che cercano di sigillare la spada dei sette occhi, perché mi piace molto questa mitologia che sta dietro Darkwing e quindi mi identifico abbastanza con uno di questi personaggi. Come nasce l'idea del personaggio di Darkwing e poi come si è sviluppato nel tempo? Allora, Darkwing nasce da una serie di schizzi che Rita aveva fatto sul suo diario di scuola e che poi io li ho preso come ispirazione per sviluppare il resto della saga. Quindi è un progetto di infanzia che è cresciuto insieme a noi, è cresciuto nel tempo. Ma passando da Darwin, in contemporanea stavi scrivendo un'altra opera che è ambientata nel mondo Marche. Sì, dunque Dershing è leggermente successivo a Darkwing. Se Darkwing nasce all'inizio degli anni 2010, Dershing è nato nel 2017, quindi è un po' successivo all'inizio di Darkwing, ma è comunque parallelo, ovvero li ho scritti un po' uno e un po' l'altro, diciamo. Mentre Darkwing ci autopubblichiamo, con Dershing abbiamo una collaborazione con Plesso Editore, che è un editore di Forlì che fa fantasy. E a questo punto, raccontandoci in grande, non spoilerando il libro, perché abbiamo visto che c'è tanto interesse, poi c'è una collaborazione importante a livello grafico. Sì, io e mia moglie Rita abbiamo sempre lavorato insieme, lei è la creatrice grafica di tutti i nostri progetti ed è anche la copertinista e l'illustratrice di Dershing e dei Libro Game. Quindi il nostro è un sodalizio che ormai dura da tanti anni e che intendiamo continuare ancora a lungo. E che cosa ha di particolare, per i personaggi che hai fatto, qual è quello che ha un aspetto più particolare o che in fondo riesce più attraente rispetto a tutto l'insieme? Beh, probabilmente il personaggio di Ross, ovvero la protagonista dell'ultima Dershing, che non so se l'avete notato, ma è ispirata graficamente un po' alla stessa Rita, quindi lei ha creato un personaggio un po' simile a lei perché da bambina si identificava con questo personaggio. E a questo punto, prima cosa, dove potervi raggiungere, ma soprattutto un consiglio che daresti a un giovane scrittore e che poi vuole rappresentare il proprio mondo a livello scrittura e grafica poi? Allora, parto dalla fine. È sufficiente avere delle buone idee, ma poi bisogna lavorare molto, quindi bisogna studiare articoli, libri che spiegano tecniche di scrittura e fare esperienza e chiedere anche consiglio alle persone più esperte. E per quanto riguarda dove raggiungerci, potete trovarci sul nostro sito ufficiale worldofdarkwing.com e su dershingsaga.com e su tutti i nostri social, Il Mondo di Darkwing, Dershing Saga, e su Instagram come Doodles from Coron e Rita Mira Art. Siamo con Riccardo Nunziate. A questo punto la prima domanda è: Eva compie 60 anni e non li dimostra? Assolutamente non li dimostra, gode di ottimissima salute insieme al suo compagno Diabolic. 60 anni, come sapete, nasce nel marzo del 63, è la prima volta che entra in campo Eva e subito fa una grande entrata in scivolata, dato che salva Diabolic dalla forca, dalla decapitazione, quindi ecco, insomma, fa un'entrata a effetto. Dopo 60 anni la coppia è salda, è ancora qui e abbiamo festeggiato da poco con un mio albo in edicola a marzo i 60 anni di Eva, e ancora l'anno dei festeggiamenti non è finito e quindi ricchi premi e cotillon aspettano tutti per altre mirabolanti sorprese di Casa Storina. Quando ti è stato proposto di entrare con Eva, qual è la tua sensazione, ma soprattutto qua hai provato e soprattutto disegnarla poi alla fine? Eva è un personaggio complesso, ma come del resto lo è Diabolic e come comunque lo sono tutti i personaggi storici. 60 anni di età, quindi 60 anni di lettura, 60 anni di collezionismo e di appassionati che li seguono, e quindi ecco, c'è da fare i conti con fini conoscitori del personaggio, fini conoscitori della nostra Eva e dell'ambiente, dell'abbigliamento, delle movenze, dell'eleganza di una lady. E quindi ecco, occorre tanto studio, tanto rispetto e comunque
cercare sempre di non cristallizzarsi nel passato, ma di accompagnare passo passo il lettore verso un futuro, dato che ecco, i 60 anni sono stati appena compiuti, ma non sono altro che il primo step per i prossimi 60 anni. E quale difficoltà, utilizzando i vari sistemi, c'è il Valeo Askemato, Bonelli, giapponese, e secondo te quale secondo te potrebbe essere più rappresentato che poi dà un possibilità di crescita? Questo Diabolic è ormai un'istituzione. Sì, Diabolic è... ha un formato prestabilito, è il formato proprio a Storina, il formato Diabolic, che è stato proprio inventato dalle creatrici, ricordiamo sono due donne, nel 62, proprio perché era un formato ridottissimo e che era comodo per chi faceva una determinata tratta di metropolitana. Nato a Milano nel 62, quindi chi faceva una determinata tratta in metropolitana poterlo sfogliare anche soltanto con una mano e poi poterlo infilare in tasca e avere le mani libere, insomma, per reggersi con l'altra per evitare, insomma, di essere catapultato a terra alle fermate. Quindi ecco, il formato più adatto per Diabolic penso proprio sia il formato di Astorina. L'ultima domanda, se dovessi rappresentare Riccardo in un Diabolic, come rappresenteresti questo personaggio e soprattutto gli daresti il bianco e nero come Diabolic oppure lo coloreresti? No, io rigorosamente in bianco e nero, e se io e quando io mi metterò all'interno di un Diabolic morirò subito, tranquillamente, ucciso da Diabolic, sì, questo è il mio sogno. Siamo con Alessandro Giampaoletti, disegnatore. A questo punto, prima cosa, la domanda è più spontanea: dal primo fumetto, che è un topo, passare ai robottoni è un attimo? È un attimo, sì, diciamo che dopo anni di lavoro il fumetto comincia a... cioè bisogna sempre rinnovare storie e cercare sempre di cambiare soggetti e non annoiarsi mai. Allora, dall'inizio del mio primo fumetto dedicato ad un topo, ispirato un po' alle storie delle Tartarughe Ninja, passo poi, dopo varie pubblicazioni, a lavorare sulla fantascienza, sui robot appunto, ma questo perché tutto coinvolge l'ambito del fumetto, è tutta una questione di ispirazioni. Nel tempo l'ispirazione cambia, lo stile cambia e si cerca sempre di cambiare un po' i gusti e i soggetti che va a disegnare, insomma. Nella realizzazione del tuo fumetto praticamente fai tutto te, quindi scrivi la storia e poi la metti in carta? Allora, dire la verità, no, nella maggior parte dei casi, per il mio caso perlomeno, i fumetti che ho pubblicato sono quasi tutti fumetti sceneggiati da sceneggiatori, quindi mi occupo esclusivamente del disegno o in alcuni casi anche del colore, mentre mi lascio ispirare dalle storie di altri sceneggiatori. Per questo lavoro che vedi qua invece dei robot è più una raccolta di disegni che non sono legati da una storia ma appunto da una tematica generale, allora in quel caso mi lascio più guidare da una mia idea personale. E quale tecnica preferisci utilizzare poi per la realizzazione oppure per te indifferente? Allora, diciamo che a livello di gusti è indifferente, anche perché essendo nato nell'88, nella formazione del fumetto ho avuto la possibilità sia di sperimentare le tecniche analogiche, quindi quelle legate al passato, sia quelle nuove che vengono utilizzate molto spesso oggi nel lavoro, quindi tecniche digitali. Chiaramente diciamo che l'aspetto analogico è un po' più romantico, se vogliamo dire, però le apprezzo in entrambe allo stesso modo, tant'è che nei lavori che vedi qua abbiamo delle tecniche miste dove il disegno è fatto a mano mentre la colorazione in digitale, mentre in questo qua con lo sketchbook ho fatto alcuni disegni appunto scansionati direttamente dal foglio a penna, mentre altri disegnati in digitale, quindi diciamo che è una tecnica mista che non tendo molto a differenziare, ecco. C'è qualche personaggio che hai disegnato in fondo, te lo porti dietro e comunque vada un po', rientra sempre un pochettino nei tuoi successivi disegni? Ma allora, che rientri nei successivi disegni è difficile, perché come ti dicevo prima lo stile, le ispirazioni cambiano sempre. Uno dei personaggi più importanti è Zack, che è il protagonista del fumetto di Raz, che è appunto, come dicevo, il primo fumetto che ho realizzato nella mia attività lavorativa, e quindi è quello, è un po' come, cioè me lo porto sempre dietro a livello ideale, però nella realizzazione dei disegni c'è un continuo cambio di idee.
E l'ultima cosa, un consiglio daresti a un ragazzo che vuole intraprendere questo mondo? Ma consiglierei di iscriversi ad una scuola professionale, perché adesso ce ne sono molte. Io faccio parte, sono docente della H Academy, che è una realtà che si trova a Iesi e a Roma, e appunto consiglio loro innanzitutto di studiare in un'accademia come la nostra, per poi immettersi nel mondo del lavoro, sempre tirando fuori il meglio dalle proprie ispirazioni, dai propri gusti. Siamo con Valentina Giampoletti. Allora, il fumetto è in fondo l'arte, però il tuo stile è molto diverso rispetto al tuo collega che abbiamo ascoltato, è un pochettino rivolto un po' più ai bambini. Sì, allora io diciamo che mi occupo più di una parte per i bambini e di albo illustrato più che di fumetto, quindi infatti il libro che hai visto lì è una mia autoproduzione, sia la storia che il progetto grafico e illustrato, insomma ho fatto tutto da me. E niente, che... Quale tecnica preferisci? Abbiamo visto che stavi lavorando in digitale, ma il cartaceo forse l'abbiamo dimenticato o forse no? No, allora io cerco di portare avanti entrambe le cose, diciamo che il lavoro tradizionale cartaceo, come hai detto tu, rimane sempre un po' più carico di emozioni e riesce a essere più comunicativo in certi casi. Però ovviamente bisogna stare comunque al passo con i tempi, quindi anche il disegno digitale viene molto utilizzato e io lo coltivo, diciamo, di pari passo. E qual è la faccia che le sensazioni proprio quando i ragazzi vedono i tuoi disegni, ragazzi anche più piccoli ma anche grandi, che si emozionano vedendo quel disegno e rimangono con la faccia sorpresa e felice? Sì, allora è sempre molto piacevole e diciamo che è una delle cose che poi continua a farti disegnare e andare avanti con questi progetti, nonostante magari in alcuni momenti può essere un po' complicato, però è sempre bello poter continuare a creare nuovi mondi, nuove storie, proprio per vedere lo stupore o comunque avere apprezzamenti da parte anche dei più piccoli. Ma sono più grandi o più piccoli a sfogliare i libri? Allora, devo dire che in queste occasioni 50 e 50, non dipende. Sì, non ho trovato una maggioranza di piccolini piuttosto che di grandi, quindi anche quello penso che sia frutto di un lavoro comunque sia interessante, ecco, per un largo pubblico. E un consiglio che daresti a un ragazzo che vorrebbe intraprendere il mondo del disegno, del fumetto o dell'illustrazione? Allora, innanzitutto deve essere una cosa che lo fa divertire, quindi il disegno deve essere un momento di divertimento e di sfogo, e però quando vuole diventare un mestiere, una professione, insieme al divertimento bisogna mettere in considerazione tanto lavoro e tanto esercizio.